Buongiorno, grazie a tutti di essere intervenuti. Io molto brevemente cercherò di dare un quadro di riferimento del progetto di VIA e delle motivazioni che ha già ben anticipato Gianluca. Direi che... probabilmente non c'è bisogno di insistere molto su questo lucido e spiegare ai presenti quanto sia importante oggigiorno l'innovazione come prospettiva di crescita futura, come prospettiva di un miglioramento della società oltre che dell'economia e di quanto l'Europa stessa stia concentrando i suoi sforzi nel sviluppo dell'innovazione a livello europeo. Un esempio è questa iniziativa di bandiera, iniziativa strategica che è stata lanciata nell'ambito del programma Europe 2020 che si chiama Innovation Union. E questa Innovation Union fa degli studi, tra le altre cose, che ci mostrano, ahimè anche qui quello che sappiamo, che non siamo proprio messi benissimo con innovazione, possiamo fare di più. Secondo un indicatore composto da altri 24 indici che appartengono a diverse 8 categorie, dimensioni d'analisi, noi siamo solo 16esimi, nonostante ancora in qualche modo speriamo, pretendiamo di essere la quarta potenza economica europea, la settima mondiale. Primi della categoria dei penultimi, cioè di quella che definiscono innovatori moderati, moderate innovator. E anche la crescita degli ultimi anni non è stata soddisfacente, non è stata significativa. Questo stesso studio però ci dà anche, a mio avviso, un'importante chiave di lettura, una direzione di sviluppo per cambiare le nostre potenzialità, per utilizzare le nostre potenzialità. Che ho sintetizzato con quel titolo, la creatività e l'innovazione risentono in maniera positiva di un effetto globale. Se voi guardate questo grafico radar, nel grafico radar il rosso rappresenta la media degli innovation leader, quindi del gruppo che guida l'innovazione. E lo studio nota come questi paesi sono caratterizzati da un sistema di ricerca e di innovazione ben bilanciato. Lo definisce lo studio, cioè con una minore variabilità tra le varie componenti e le varie dimensioni che sono il sistema della ricerca, i finanziamenti, la capacità di fare rete, gli ritorni economici e così via. Quindi si suggerisce che la direzione di ricerca sia di politica di sviluppo dell'innovazione sia quella non di concentrarsi su ogni singolo aspetto in isolamento dagli altri, ma che invece debba essere il sistema nel suo complesso a essere portato avanti in maniera bilanciata, direi armoniosa in qualche modo. Invece vedete l'Italia, quella in blu, abbiamo uno sbilanciamento sulle categorie che anche qui sono abbastanza note, principalmente le capacità di finanziamento, sia pubblico che privato, la capacità di far rete, quindi di creare legami tra le imprese, e non ometto la potenza del sistema di ricerca, cioè sostanzialmente quanto noi siamo rinomati all'estero, perché come produzione siamo fra i primi, ma non veniamo poi presi in, non veniamo citati, diciamo così. Quindi un effetto globale, un altro punto di vista dell'effetto globale ce l'abbiamo come evidenze da altri tipi di studi di tipo sociale, quelli delle reti sociali di oggigiorno, cioè in qualche modo la creatività, l'innovazione, anche qui subiscono un effetto positivo di come la rete è organizzata, quindi di come le persone, le organizzazioni si legano fra di loro e che legami costruiscono fra i diversi gruppi. E anche da qui deriva il concetto di Open Innovation Ecosystem, cioè quelle strutture complesse che coinvolgono enti di ricerca, innovazione, industrie e quant'altro fa il sistema, che in maniera aperta si pone nei confronti delle attività di ricerca, di scambio di informazioni. Bene, quindi queste due visioni sono sostanzialmente gli elementi alla base del progetto BV. Il progetto BV è un progetto europeo, si forma di 10 partner con una buona rappresentanza italiana, significativa anche la partecipazione delle imprese rispetto alla ricerca pubblica, è un public private partnership,
con un finanziamento, un budget non trascurabile, tutto sommato. L'obiettivo è quello di sviluppare degli strumenti, ma anche dei metodi di supporto alle imprese europee per favorire la collaborazione. Si parla di virtual enterprise. Una virtual enterprise è un'impresa che noi chiamiamo più comunemente impresa a rete, quindi un sistema di legami che cerca di raggiungere obiettivi comuni. In questo caso gli obiettivi comuni sono quelli legati allo sviluppo dei processi innovativi. Noi sappiamo quanto l'informatica abbia agito come leva sulla organizzazione per quanto riguarda la gestione operativa. Bene, il progetto vorrebbe raggiungere questo livello di supporto dell'informatica anche nella gestione dei processi di natura innovativa. Per far questo però occorre raggiungere anche in questa direzione uno sviluppo omogeneo, armonico, cioè avere anche dal punto di vista organizzativo un nuovo modello che sia pari al modello organizzativo che noi abbiamo nelle imprese per quanto riguarda la produzione. Quindi lo sviluppo del processo di innovazione, della capacità di fare piani di innovazione, di controllare il raggiungimento dei nostri piani, di supportare le decisioni con dei dati oggettivi di raccolta dati. E quindi questi management system, dal nostro punto di vista, così come i nostri ERP attuali sono basati, supportati fortemente da una gestione dei dati, questi sistemi dovrebbero essere basati su una gestione integrata della conoscenza, una gestione integrata che ricordo sempre particolarmente difficile perché vogliamo lavorare in un ambiente distribuito, collaborativo, di rete. Gestione dei documenti, per poter fare dei documenti aziendali la vera memoria aziendale e trarne della conoscenza, dell'esperienza, monitorare l'innovazione, avere le competenze per capire che cosa guardare, raccogliere i dati, avere una vista comune su tutta la rete d'impresa che fa innovazione. La capacità di scambio di informazioni, la capacità di supportare la nascita di nuova conoscenza, quindi la creatività. E in qualche modo un processo collaborativo, una partecipazione delle persone in tutto questo, nello sviluppo della conoscenza dei singoli, perché sappiamo come poi queste sono attività cosiddette knowledge intensive, quindi molto basate sulla capacità delle persone di sviluppare le cose. Quindi, come diceva bene Gianluca, noi sostanzialmente, questo anche lo metto nell'approccio BV, non vorremmo chiudere il nostro progetto con i 3 anni di finanziamento, vorremmo veramente che il progetto invece sia un punto d'inizio, che possa lasciare una traccia, che questi risultati si possano sviluppare in futuro, sviluppare da un punto di vista tecnologico col sistema IMS, la piattaforma IT che si svilupperà, che si completerà nell'ultimo anno, ma anche metodologico, distribuire, diffondere e sviluppare le competenze che si sono formate finora, di tipo culturale e di formazione. Stiamo pensando per esempio allo sviluppo di un master, abbiamo già contattato diversi soggetti, tutti si sono dimostrati molto interessati a uno sviluppo di questo tipo perché ci sono dei gap di natura culturale. E si sta pensando anche ad una struttura di raccordo, di collegamento fra soggetti pubblici, privati, enti di ricerca, università, per animare un po' l'attività legata all'innovazione in regione. D'accordo, quindi questi sono un po' gli obiettivi della conferenza: riuscire i due messaggi, il fare rete e portare avanti il sistema in maniera globale. Cercare di mettere a fattor comune le esperienze e le competenze di tutti noi per capire veramente di quali servizi abbiamo bisogno, servizi che sono sia di natura software, tecnologici, ma anche di natura umana, cioè capacità delle consulenze, il tipo di supporti che le aziende vedono come veramente importanti. Quali strumenti per favorire la nostra capacità di fare rete? E anche qui, per capire gli strumenti, dobbiamo capire cos'è che veramente ci ostacola nel fare rete. Non sono probabilmente gli strumenti tecnologici che mancano in questo momento,
sono altri tipi di fattori e ci piacerebbe capire quali sono questi elementi per cercare di superarli, almeno non renderli meno bloccanti. Quali tipo di formazione ci si aspetta? Quindi, come dicevo, quali sono i gap culturali che più incidono nella incapacità di sviluppare l'innovazione e far tesoro delle nostre grandi competenze? E con quali modalità, con quali contenuti, per chi rivolta? Probabilmente i manager, il middle management, i CEO delle piccole e medie imprese sono il target che noi ci aspettiamo, il target migliore secondo il nostro punto di vista, ma potrebbe venire fuori dalla vostra opinione che invece altre figure possono essere interessate a un particolare tipo di formazione. D'accordo, quindi spero dalla giornata di oggi di poter trarre degli spunti nuovi, creativi, di idee che possano essere portate avanti tutti insieme nei prossimi mesi e possano contribuire così a rilanciare l'innovazione in regione Marche, ma perché no anche in Italia. Con questa pretesa, diciamo così, vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. Grazie molto, Claudia.